Minuto. Grazie Presidente. Le autorità del governo tibetano in esilio hanno reso noto il memorandum, il documento, le proposte per una vera autonomia del Tibet che avevano sottoposto alle autorità cinesi durante i negoziati. È la prova provata, se ce ne fosse il bisogno, che le autorità cinesi hanno mentito e continuano a mentire quando sostengono che il vero obiettivo del Dalai Lama e delle autorità tibetane è quello della indipendenza. Il Dalai Lama sarà ospite e interverrà domani in questo Parlamento. 35 colleghi dalla mezzanotte, tra poco, quindi iniziano uno sciopero della fame di 24 ore, un digiuno di sostegno al Dalai Lama e Sua Santità ci ha comunicato oggi che lui stesso parteciperà a questo digiuno. Ecco, credo che a questo punto il modo più concreto che il Parlamento, la Presidenza del Parlamento ha di sostenere questa... Sta cortando la palabra, señor. Tiene la palabra...